Abbiamo incrociato lui nell'AR, ho mostrato i loro semi a Gobi Nick. Lui ha aggiungiato l'arte da trole all'orno Gobi Tonno. Ha chiamato lui il tettone Nor. Vabbè, allora non venire, anche se volevi non venire. No, 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 dai, dai, lo invitiamo. Tanto ormai, cioè, Yakidiyaka stiamo mandando i inviti a chiunque oggi nel podcast abbiamo invitato i cugini di campagna, di Pampagna. Pietro 13. 13 Pietro. E non mi ricordo. Scusa, 13 Pietro e... Abbiamo invitato 13 Pietro a caso. Non è vero. Che si chiamano Pietro. Ma non è... Ah, vogliamo anche rinnovare il nostro appello. Se qualcuno ha visto un panettone di Ciccio Gamer, è nostro. È nostro, non è ancora chiamate arrivato. Il numero. Io amo 892-892. Ho scritto un'ultima mail al servizio minatoria. Clienti. Non minatoria, ma molto incazzata perché ho usato il punto dopo il grazie. Aia. Chiedendo i soldi indietro, non mi hanno ancora risposto. Quindi, ufficialmente, definitivamente. Caccia Ciccio! Ciccio Gamer 89 ha truffato. 39. Ciccio Gamer 89 ha truffato Space Nicolas. Valley. No, e soprattutto me, personalmente. Dammi un altro biscotto. Ciccio, per favore, intercedi col tuo shop e sì. Digli che noi aspettiamo il panettone. Ma poi è Natale adesso. Cioè, esatto. Allora, Ciccio, abbiamo aspirato fino all'ultimo. Che sei potente, ma non farci scherzi. Piano, no, io sto dicendo non far sì che mettiamo in campo gli avvocati. Però. Esatto, Nick, mi raccomando, se non continuano, tu scrivi, manderemo una diffida al nostro avvocato. Ma funziona sempre molto. Quello. Ragazzi, un panettone. È arrivato il vocale giustificatorio da Grappa. Ma è vero che Grappa si giustifica, ma resta pazzo. Perfetto. Ciao, sono sempre Grappa. Allora, no, tonno, non ne ho vinto, tranquillo. No, semplicemente è un qualcosa che mi è venuto dal nulla, perché sono una persona che ricorda molto, una persona a cui piace ricordare, buttarsi nella nostalgia. E allora lo faccio con la musica, quindi mi metto tranquillamente lì una semplice lattina di Coca-Cola sulla scrivania, ogni tanto giro per la stanza, riguardo le vecchie foto, intanto mi godo l'atmosfera perché poi arriva il countdown e intanto mi sento la musica. È un modo per passare il tempo così. Ma non cioè, fai entra mai in una bolla amici, temporale. Dico. No, però è fighissimo. Cioè, lui entra in questa bolla temporale in cui si chiude nella nostalgia e si vive questo sì, percorso. Cioè, alla carino. Fine dell'anno ha senso, è molto romantico, sì. Sì, per la fine allora, dell'anno. Allora, mi fa strano. Attacco al biondo, per favore. Cosa cazzo ti ho detto io all'inizio di questa puntata? No. Prima che iniziasse, cosa ti ho detto? Una cosa non devi fare in questa puntata. Non devi fare? Cosa non devi fare? Una cosa non dovevi fare. E tu hai detto no, no, tranquillo. Muovere quel cazzo di tablet che avevo tarato al millimetro per le carte di Oscuro Signore. Aia. Ah, ok, scusa. Quindi ci dobbiamo giocare. No, abbiamo un botto di roba. Però, allora, Oscuro Signore è un gioco che vorrei provare a portare. No, ci giochiamo, l'abbiamo detto anche nelle storie. Ho paura. No, ci giochiamo, anzi, ci giochiamo adesso. Ma apriamo lo spumante. Apriamo lo spumante. Dai, uno spumantino. Ma che metodo hai trovato? L'aperinic. Non l'ho trovato. Ma come non l'hai trovato? Era il bello della cosa. Allora, dovevamo fare un. Aprilo di là. Dovevamo, in teoria, l'idea era fare un. Puoi aprire la bottiglia di spumante e trovare un metodo alla spesa. Ma io la rilancio. Ma se voi in chat sceglieste un oggetto di questo studio che vedete nel set, no, e lo usassimo, no. Il più votato, lo usassimo per aprire questa bottiglia di spumante, sì. Ti rilancio la sfida. Vai. Facciamo sì, un sì. Pingu è in grado di fare la regia di Yakidiyaka anche da ubriaco dopo aver bevuto un'intera bottiglia di spumante. Ah, figo. Ci sta. Te la rilancio ancora. Va, ma Pingu? Ma io ti vedo, Pingu, eh. Visto che stiamo finendo, è impossibile. Aspetta, io te la rilancio ancora. Ma visto che stiamo finendo l'anno, ok, sì. In cui tutto è plausibile, tutto è possibile, ma perché a un certo punto io non mi tolgo dal cazzo e facciamo una mini intervistina a Pingu su come è andata la... Ma no. Te la rilancio, vai. Ma se io ti ricordi, se tu la stappassi col culo. No, però un episodio in futuro quando saremo a posto eccetera, a intervista su Pingu ci sta. O un salotto. Secondo me è fighissimo, sì. Figo. Ma è che secondo me lui sta lavorando tutto in futuro, gli va bene. No, in futuro gli va bene. Ma perché Pingu sta lavorando un botto sull'hype. Cioè no, questa era Pisca. Diventa... Questa era Pisca. Sa di essere un personaggio potentissimo e quindi sta lavorando sull'hype. Infatti è rischioso perché perde potenza. Cioè tu dici non mostrarlo mai, lo rende potentissimo. Ma che bene in realtà si fa vedere. Come Adam Candy. Ma lo puoi fare di là. Mettimi la voce. Allora, devi girare. Ferrari non ci paga. Giralo.
grazie a Ferrari. No, diciamolo posto. Che questo è il riciclato dall'anno scorso, perché tutti gli anni la proprietaria dell'altro posto ci porta una scatola piena di cose. Ma se ricordati che la proprietaria se l'ha portata ora ti segue. C'era il cotechino. Quindi la salutiamo. Tablet. Infatti dobbiamo l'avevo sposato con me. Dobbiamo stare attenti, perché la proprietaria ha detto che sua figlia adesso ci segue sempre, quindi la salutiamo se ci sta seguendo, quindi magari vede anche gli around, tutte le cose di tutto lo studio, quindi bisogna stare molto attenti. È in ottime condizioni. Ma tra l'altro è rimasto lì il pacco. Sì, è rimasto lì. Dovevamo spartircelo prima delle vacanze. No, ti avevo detto portalo nell'altro studio, ieri sera tu mi hai detto lasciamelo lì che lo porto. Tu non puoi. Ma l'avevi messo di fianco. No, ma è roba che non deperisce. Te l'avevo messo di fianco al Ferrari. Scusa. Allora, andate nel vostro frigo, prendete la cosa che assomiglia di più a uno spumante, se avete succo di carote, e questa volta al posto di vi guardo da qui in cui inquadrate la postazione, inquadrate il vostro brindisi, che li vediamo dopo aver brindato insieme a voi. Grazie al potere di Tonos. Non ce la farai mai. Cioè. Io aprirò. Con del cazzo. Ma ce la può fare, ma io ho paura per la mia faccia. Com'è la vera il tablet? No, il guanto. Il guanto dell'infinito. Come pensi Tonos ce la farà. Un attimo, per piacere. Vuoi la mano? No. Non rompermi il cazzo. Porca troia. Senti la potenza. No, senti la potenza. Senti la potenza. No, sto stringendo. Stringi al massimo. Okay. Dai, stringi al massimo. Sto stringendo. Ma non è vero. Te lo giuro. Dai, stringi. Allora, prova te col no, guanto. Ma no, ma prova è un acquitrino quel guanto ormai. Te lo toglio. Tutta questa parte, Pischi, mi raccomando, estrarre e clippare per Capodanno. Non si riesce a togliere. Ce la faccio. Dai, ora mi applico veramente. Fanculo Tonos. Sto trash di show. I due coglioni. Potevo fare di tutto nella vita. Sono venuto a fare sta roba. Siamo stati deficienti. Vorrei beccare col tap. Nick, sto scherzando. Se avessi voluto fare tipo l'avvocato. Ma scusa, ma sei il sciabolo con le pietre dell'infinito? No, no, che le stacchi. No. Ma se si stacca quella del tempo, frega un cazzo. Non credo sia una buona idea scuoterlo. Hai tutte le prese sotto, eh? Hai le prese? Sì, Tonos! Bravo, bravo! Tonos! Morale, stile, le pietre dell'infinito possono aprire gli spumanti. Ma cosa mi hai fatto? Una pinta di birra di spumante? Si può sciabolare col guanto. No, non lì! Che cazzo dici? Ma quella è lì da una settimana. Ah, merda, scusa. Sì, però un po' di attenzione. Porca, basta. Ma scusate, cioè, visto che mi ha versato lo spumante dentro a un bicchiere con un grissino, ma un po'. Nell'altro c'era picca. Mi hai spostato tutto il tablet. E io lo bevo lo stesso. Lontano. No! Cosa sta facendo? Ma che scena è? Stop! Porca miseria. Ma guarda che dopo è diventato tutto appiccicoso, non puliremo un cazzo, è finito. Solo un sorsino. Buon anno a tutti, con buone feste. Buon anno a tutti. Buon anno. Era tutto schiuma, ce n'è così. E altri anch'io live. Uguale. Buone feste. Sto bevendo col grissino, cazzo. È vecchissimo, mi sa. Vabbè, ma non fa mica niente. No, raga, ma è pronto quello dell'anno scorso. Buono, cazzo. Sa di aceto, raga. Aceto. Ma avrà una. Ma come è aceto? Sa di aceto. Ma è aceto di mele. Ma non è vero. È aceto d'uva. È un bel brutto, si vede che tu non l'hai mai brindato. Un bel brutto. Mi chiedo a Frank, brutto. Buono Frank. Puoi toglierti il guanto e tornare normale? Sì, ok, su, let's go. Mi sembra forse un po'. È un po' acetoso. Che non credo che sia buono il Ferrari di base. No, il Ferrari in teoria dovrebbe essere buono. Dai, sì, cioè, dai, non è male. Perché vado a prendere un po' di Scott, che sennò qua. Questo fa cagare. Beh, infatti secondo me non è buono, cioè, ma dai, è vecchio. Non mi viene il dubbio che sia il primo che ci regalò. Anche secondo me. Essere. Sì, se era lì sì, perché se me l'altro l'avevo portato a casa. Non c'è un consumare preferibilmente entro, no? Ma ah, in teoria più sta lì. Dicono condite l'insalata. Più buono, no? Non lo so. Funziona così? Non lo so. Porca miseria. Mi ha intristito un sacco questo. Anche a me. Ha intristito questo momento. Che non sia buono. Sì, anche a me. Ma quanto bagno?
Quanto bagno. Io ne ho una a casa che mi ha regalato Matt the Farmer. Potevo portare quello. Ah, figo. Tonno. Beh, tienitelo per Capodanno. Sa di tappo, dicono. No, non sa di tappo. No, sa proprio di aceto. È acetoso. Triste, triste. Vabbè, vado a prendere delle birre. No, no, adesso viviamo la nostra tristezza. Viviamo la nostra tristezza. Ah, va bene, va bene. Carissimo Frank, anche io come te sono cresciuto dalle scarpe da mercatino e come te inizialmente ero triste al riguardo, ma poi ho appreso il valore delle cose. Ora potrei permettermi le scarpe di marca che avrei voluto da piccolo, ma avrei vergogna a comprarle e vedere gli altri che non possono permetterle. Stessa cosa per le vacanze, ho un po' di vergogna a farle. Figo. Ma al riguardo ho adottato questa tecnica che ti suggerisco: donare il 10% delle spese effettuate ad un ente benefico, così mi sento meno in colpa e spero di fare del bene. Saluti da un vostro affezionato ascoltatore, Michael. È bello, dai. Non farò questa Michael cosa. È una bella persona. Però, Frank fa le vacanze, compra le scarpe, ma non lo dice nessuno. Esatto. No, me lo sono perso, potresti iniziare. Soncino, provincia di Cremona. Okay, ha un albergo con la spa e anche un bed and breakfast. È un borgo medievale meraviglioso. Ok, Frank potrebbe anche fare delle passeggiate in campagna. Ah, figo, ci sta. Niente. Ah, basta. Giochiamo Oscuro Signore. Allora, volete provare a giocare a Oscuro Signore? Sì, però devi spiegare sia a noi un po', ma soprattutto a casa, come funziona. Problema che io, ragazzi, veramente, cioè, ho provato. Allora, intanto vorrei sapere dalla chat, facciamo un sondaggione. Sondaggione. Chi conosce Oscuro Signore, per prima cosa. Conosce Oscuro Signore? Sì, no. No, aspetta, abbiamo prima un altro fatto. Abbiamo un altro patto. Abbiamo altro prima patto. Il sui buonotte il patto. Abbiamo un sondaggione. Sì, ma sul miglior. Non abbiamo ancora detto, però. Ha vinto Frank. Il miglior patto del genere è stato vinto da Frank. Con il 53%. Non me l'aspettavo. Grazie, e Tonno è arrivato. No, io no, ultimo. Sono arrivato ultimo. Vabbè, mi spiace. Sei arrivato ultimo. Allora. Vabbè. Gioco troppo carino, dicono. Ma non è come dubito, no. A Tonno non sa spiegare, concordo, perché ho provato a spiegarlo mezz'ora a Frank. Io e quindi ho capito di giocare a uno, arrivare. Ma non volevo. Oddio, ma queste che me le ha tirate fuori? Ma tu le avevi messe da hai altre quattro lì. No, quelle lì mi servono. No, dai. Mi ma servono dai, veramente. Allora, proverò a spiegare come funziona Oscuro Signore. Aiutami anche te, Frank, per quello che hai capito rispetto a prima. Perché non lo sai. No, lo so, però è abbastanza difficile da spiegare. Come hai spiegato Gatto Oscuro Signore? Gatto Oscuro Signore perché Gatto è un esperto, ricordiamolo, di questo gioco. Allora, praticamente esiste un Oscuro Signore che in questo caso... vabbè, sbadigli già. Esiste un Oscuro Signore con le tette, si chiama Frank, ok? Cazzo, cioè, ma neanche due scuro secondi signore, mi hai dato. Non ci so giocare. Neanche, Non ci so giocare. Ma perché ti sei addormentato? Allora, questo gioco è pieno di tette, Nick. È pieno di tettone. No. Attenzione, no, che se Jennifer, attenzione. Ci hanno messo una foto di Jennifer con le tette di fora. Per svegliare Nick. Però, Nick, merda, Nick, se Nick ne arriviamo nel quadro, attenzione, Nick. Me lo mettono dietro, cioè, cosa devo fare? Comunque, ringraziamo perché siamo per ritornare alle 2000 sub. Due sub e siamo alle 2000 sub. Ah, grazie. Grazie, ragazzi. Grazie mille. Bei seni. E anche questo mese si mangia. Bei seni. Pisca scrive: ora è già il mio gioco preferito. Allora, tu sei l'Oscuro Signore, Frank, ok? L'Oscuro Signore ha inviato quattro dei suoi goblin, ok, che i saremo, suoi servitori, siamo che siamo io, noi, Tonno, Nelson e Nicolas, a compiere una missione inventata da te. E già quando gli ho detto questa cosa, io gli facevo degli esempi, lui mi diceva: me li posso appuntare? No, Frank, adesso sto andando in crisi. Ma come? Ma tu puoi anche dire per andare a... dovete partire per un viaggio, andare a riprendere la banana suprema, la mia banana. Ma questo. Perché? Devi inventartelo! Devi un po' inventartelo. Come prima, sei stato strabravo nel patto di prima, ce la puoi fare. Noi goblin che cosa dobbiamo fare? Sta attento, Nelson, perché prima ti perdevi un pochettino. La faccia è perfetta, la faccia da goblin devo è esattamente quella. Aspetta. Io sono ma un goblin. Porca vacca. Vedete che poi io ci devo anche spiegare comunque delle persone. Ma dove vai a prendere l'acqua qua? Io sono un goblin. Tu sei un goblin. Io sono un goblin, lui è un goblin e Nelson è un goblin. Frank? È l'Oscuro Signore. Ah. È l'unica cosa che ho capito. Okay. Porca vacca. Io di base non gioco. No, di base dovete tu fai voi. Tutto il gioco. No, ma no. Minchia, veramente. Certo. Allora, tu fai quello che hai visto nel video. Gatto. Gatto cosa fa l'Oscuro gatto, Signore. Okay. Esattamente. E come hai visto è quello che alla fine manda avanti tutta la storia. Lui è un Oscuro Goblin. Io sono Esprit. Mark. Tu sei Esprit. Sì, io faccio il Goblin. Tu sei un tu Goblin. Sei Moro. Io sono Moro. Nelson è Mark e Nick è Chiquita. Perfetto, okay, perfetto, perfetto. E noi come goblin, ok, avremo delle carte. Okay. Alcune carte sono delle carte spunto. Cos'è una carta? Okay. Facciamola vedere. Una carta spunto, ad esempio. Aspetta qua, un attimo, Pingu ci confermi davanti. Che io e Tonno andiamo con i tablet? Fai da vedere lì. Ok, perfetto.
Guarda, abbiamo anche delle inquadrature fatte apposta. Ma tu non l'hai già, l'hai appena mosso. Sì, l'ho mosso, però comunque si vede. Cioè, nel senso, sto guardando anche lì, va benissimo. Okay. Tipo, come vedete, ci sono delle carte spunto che sono tipo i coltelli Herair. Poi c'è. Bella pronuncia. King Duel. Poi c'è i futuristici esperimenti di Mastro Narga. Ok, a cosa servono? Allora, praticamente queste carte ti dovrebbero dare l'ispirazione. Ok. Per costruire tutta la tua giustificazione. Non ti dovrebbero, ti devono, giusto? Ti devono, sì, ti devono. Okay. Dare lo spunto per costruire tutta la tua giustificazione. Quindi, non lo so, a un certo punto sono arrivati i futuristici esperimenti del Mago Narga che non ci hanno permesso di fare quella determinata cosa. Poi, naturalmente, okay, sta a te andare un po', magari anche aiutandoti con l'immagine. Certo, pensando un po', fantasticando, certo, a capire come creare questa giustificazione. No, non è una battuta. Ah, perché ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta spiegare questa parte. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ha mandato a Frank. Perfetto, ok. Ah. E quindi niente, tu continui con questi spunti e devi convincere il signor oscuro che passerà un po'. Cioè, se magari ti convince questa giustificazione. Vabbè, ma che cazzo è? Perché se ne stanno andando? Ma perché? Mentre spiega le regole. Ma perché? E vabbè, arriva anche l'altro. Adesso ora premo un'altra roba. Perfetto, il grafico. Il grafico di Frank. È proprio l'anarchia. È l'anarchia. Sì. Vai. Okay, io sono il signor oscuro. C'è un motivo se facciamo un'ora e mezza di live di solito. Voi, no, ho capito, il signor oscuro, voi goblin. Esatto. Allora, quindi datemi la voce da signor oscuro e dategli la voce da goblin. Da goblin, esatto. Facciamo un esempio. Esatto. No, aspetta, facciamo una partita, aspetta, di prova. Quanto quello ci stava, è quello che volevo fare prima, quello che volevo fare prima. Prima della live. Sì, prima della live. Quindi cosa sono invece, esatto? Queste qua sono delle carte azione, ok, che ti permettono o di scaricare la colpa, ok? Quindi io se la gioco scarico. Ma falla vedere. Scusate, hai ragione. Ma non poteva fare un briscolone. Gli avevo proposto un poker. O scarichi la colpa a un altro. O la scarichi la colpa a un altro. Lui, no? Cioè, usi questa azione che qua. Punti il dito verso. Esattamente. Oppure usi la carta disturbo. Cioè, quando non è il tuo turno, tu puoi aggravare la situazione di un altro tuo compagno goblin, attaccandosi allo spunto che ha fatto e dicendo, non so, in intuizione dici, ma tu sei mega fissato con la scienza, gli esperimenti del Mago Narga, e quindi ti sei rimasto lì. E ti sei lasciato abbindolare. E quindi lo scuro signore dice, hai capito, okay. Quindi sei curioso. E queste due opzioni sono dentro quella carta. Dentro questa carta, però naturalmente sono diverse. Cioè ci sono tipo anche solo delle carte disturbo. Comunque quando giochi questa carta qua, okay, poi dopo non ce l'hai più. Ok. Ok. Cosa? Ah no, aspetta. Ma come fanno i goblin a vincere? No, i goblin non è che vincono. I goblin è un si po devono semplicemente è qua salvare. È qua che si avvita il gioco. È qua che si avvita il gioco, complesso. Nel senso che alla fine il gioco finisce quando un goblin prende la colpa e cioè prende tre occhiatacce, perché praticamente Frank può dare tre occhiatacce, quindi è fuori dal gioco. E le occhiatacce cosa come sono? Come prendi l'occhiataccia? Quando la giustificazione del goblin non soddisfa, oppure anche semplicemente i modi del goblin non soddisfano il signor oscuro. Ok. E quindi a quel punto lì il signor oscuro, boom, ti dà l'occhiataccia. L'occhiataccia. Va bene. Ti guarda male. Ma ti guarda male. Non mi convinci. È completamente arbitrario questa sì, cosa. È completamente nelle signore. Arbitrario nelle mani di Frank. È come i master in Dungeons and Dragons regolano la cosa. Esattamente, okay. Esatto. Non è nulla di scientifico e matematico. In tutto questo, okay, c'era anche una regola che si chiamava la pietà, che io purtroppo mi dovevo studiare, l'ho letto una volta, purtroppo non l'ho capita, perché tu potresti tipo supplicare pietà all'oscuro signore, ma non ho capito alla fine come vai a diciamo implementare questa cosa. Pisce, dalla regia, dimmi se ho detto delle cazzate o se c'è qualcosa che ho detto anche giusto. Grazie. Fermo, tutte cazzate. Perfetto. Ottimo. Si va avanti. Poi ti spiego la pietà. Spieghiamo la pietà. Dice: ricevuta la terza occhiata dall'oscuro signore, il servitore ha ancora la possibilità di salvarsi implorando pietà. Se al termine della disputa l'oscuro signore la ritiene adeguata, il giocatore ha diritto di estrarre una carta azione dal mazzo. Nel caso in cui sulla carta non sia presente il teschio di rigor mortis, okay, il servitore si salverà e potrà continuare a giocare come se non avesse mai ricevuto la terza occhiata. In caso contrario, per il meschino schiavo calerà il sipario estremo. Rigor mortis ha trovato il responsabile del fallimento. Okay. Quindi decido. Comunque, io. Fabian puoi supplicare, dice, se vuoi. Dovreste essere il più servili possibili. Il signor oscuro si può inalberare per qualsiasi cosa. Che alla fine, cioè, questa cosa non è neanche da dire perché. Oddio, ma sono state regalate un sacco di sub. Ringraziamo Marisa che ha regalato 5 sub. Grazie Marisa. Siamo arrivati oltre i 2000. Sì, basta, giochiamo. Io sto dando per scontato che quel counter sia non giusto. Lo so. Forse è completamente sbagliato. Non lo so. No, magari siamo già a 2005. È sbagliato, perfetto. Siamo a 2007. Perfetto. Ma no. Cosa, perché io ho 7 carte? Scegline una.
quelle sono le occhiatacce, ma quelle si possono anche dare. Cioè, uno, due, tre, vedi, diventa sempre più vicino lui. 1, 2, 3. Ah, questa è la 1. No, quella è la 3. C'è scritto sotto. Cioè, questa è la 3. C'è scritto il numero romano sotto 3. Ah, ho capito. Però la cosa figa questa è che in realtà, cioè, quelle lì sono semplicemente delle carte che ti possono aiutare a livello di gioco. Che è figo buttarla giù. Però, cioè, tu puoi dare l'occhiataccia e ce la ricordiamo. Ho capito. Però ne manca. Io avrei bisogno. Non di... è un gioco così semplice. Però, secondo me, messo 20 anni. Hai detto che era un gioco semplice. Ma in quanti si gioca? Con delle persone diverse. Sei sicuro, Tonno, che si giochi in 5? Si può giocare anche in 8. Però, scusa, io ho solo 3 carte con un'occhiataccia. Lo so anch'io. Infatti, ti dico a un certo punto che ti puoi anche appuntare lo occhiataccio, cioè non è che per forza, cioè ti ricordi che io... Cazzo, potevano stamparne qualcuno in più, buono, ho capito, ma che stavo parliamo. Quelli come li abbiamo? Quelli come li otteniamo? Allora... Quelli pagando. Infatti, la cosa ma è che... a soldi sto gioco, c'è una posta in gioco. Sì. 5 euro di entrata. Le azioni. Allora, grazie le azioni, a Urani per la sub. Tu ne peschi una... Eh? Eh? Tu ne peschi una. Allora, tu già ne parti con tre azioni. Tu parti con tre carte non spunto. Non erano due. No, tre carte spunto e tre carte azione. Ok. Poi, secondo me, adesso non mi ricordo esattamente questo dettaglio, ma tu peschi una carta azione, ok? Ogni volta che incomincia il tuo turno. Che sono o quelle? Che finisce il tuo turno, una delle due, non mi ricordo esattamente. Esattamente. E se tu ricevi un'occhiataccia, ripeschi il conteggio delle carte 3-3. Ok. E quindi peschi una carta azione ma anche una carta spunto ogni turno. Allora, le carte spunto, tu no, non devi so, tornare ad averne tre. Ne devi alla fine di ogni turno devi sempre tornare ad averne tre, in modo tale che il gioco possa andare avanti molto più tranquillamente. Capito. E in teoria il primo giro si fa sempre scaricando la colpa sul giocatore a sinistra. Ah, okay. Perché? Okay. Si fa tutto un primo turno. A destra. Ma cos'è? A tipo... sinistra. È alla fine, è alla fine delle regoline. C'era scritto così, però... Sensorale. Cos'è? Anche... Prassi. No, boh, sì, c'era scritto così, però si può anche iniziare easy peasy, eh. Okay. Beh, per avere un senso logico al giro. Sì. E poi invece quando fai il puntadito... Quindi distribuisco queste carte, dai. Vai, queste iniziamo carte, a giocare. Quanti sono a testa? Lo scaricacolpe è sempre a quello alla tua sinistra o a chi vuoi? No, a chi vuoi. No, a chi vuoi. Okay. E poi tu in realtà puoi intervenire anche a metà di un discorso di un altro. Ok, con il disturbo. Col disturbo. In realtà pensavo che fosse molto più semplice, poi mi sono reso conto che in realtà... A volte sono 800.000 pagine scritte in minuscolo. E... è complessissimo. Ma io non ho mai visto delle regole così. No, secondo me, sai che cos'è che provoca la difficoltà di questo gioco? Che non è un gioco razionale, nel senso in cui ci sono punti, cioè devi, robe. Sì, e poi magari nello scrivere le regole hanno un po' previsto tutti i casi di persone possibili, da me a te. Esattamente, ok, sì. Ci sta. Ma perché hai delle carte a me? Io sono oscuro. Scusami, si era già. Questo non so giocare. Allora, dov'è? No. Occhiataccia. No, la prima occhiataccia. Non le ha mescolate. No, si nota. Si nota? Allora, vabbè, le mie mescolate. Sono le azioni. Sono le azioni. Ma perché già prima le avevo un po'. Ma io devo farle vedere? No, dammi le carte azioni, quelle col Goblin. Ma in realtà si possono far vedere come no, cioè easy. Comunque vediamo il risultato del sondaggio, che sono curioso di vedere. Va a vedere il risultato del sondaggio. Se qualcuno lo conosce, se qualcuno ci può aiutare. Conosci sì, oscuro signore? No, perfetto. Al 76%. Top allora, top. Capiremo se bocciare o no questo gioco, perché noi siamo dei grandi provetti di giochi da tavolo, ci riuniamo tutte le sere a giocare insieme. E perciò valuteremo se questo gioco è adatto a noi oppure no. Cosa stai facendo, Frank? Moonwalk. Bravo. Perfetto, ok. Però non abbiamo ancora le voci da Goblin e le voci da Signor Oscuro. Allora, mettiamoci le voci da Goblin. Si possono fare tutte diverse le voci da Goblin? Sì. Beh, prova. Anche... Signore prova. Oscuro, guarda, bellissimo. Aspetta, ci vediamo. Mettimene una un pochino più adolescenziale. Io sono un Goblin. Io sono un Goblin. Goblinic. Ciao. Sono io. Ma prima io ti ho visto, grazie. Cos'è il simbolino nelle azioni in alto a sinistra? Il simbolino ti indica la natura della carta. È per un'altra versione. Per un'altra versione. No, però tu dovrai... Ripetitevi. Ma sembra il Planer. E sarà la tua voce? Perché? È Darth Vader. Darth Vader. No, mettiti oscuro. Funziona, è Thanos. Veramente uguale, bravo. Ma noi non ci riconosciamo, non capisco chi parla. No, infatti. Mettiamole tutte diverse, non solo strozzate. Non posso metterle tutte diverse. Come no? Posso mettere solo voi, okay. Oppure Frank. Quindi mi sa che Frank deve fare la vocciona sua. Sarà la mia voce normale. Abbiamo Gollum. Non è così strozzato Gollum. Sarà mio test. Siamo una
signore dei coglioni. Sono in ansia, non sono mai stato così in ansia. Ma più che altro perché ti sei ritrovato dall'oggi al domani a fare il Dungeon Master. Ma veramente, io non sono... Per te, esatto. Allora, figo. Figo. Praticamente potrete vivere nel palazzo dei vostri sogni. Okay. Avrete tutti gli agi, un maggiordomo a disposizione. Sì. A mezzanotte vi porta. Giochiamo all'oscuro signore, per favore. Era questo. Giochiamo all'oscuro signore. Cosa devo fare? Intanto qual è la missione? Cioè, ci devi dire la missione che abbiamo fallito, mio oscuro signore. Oh mio Dio, oscuro signore! Mio oscuro signore, oscuro vuole ammazzare. I piedi, appena torniamo alla tana. Mio oscuro signore, io sono qua per lei. Oscuro signore, mi dica cosa abbiamo fallito. Oscuro signore, siamo pronti per le frustate. Ci dica tutto. Mi frusti, oscuro signore, mi frusti ora. Oh no, 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 no. Ricomponiamoci, fratelli goblin. Vedi, lasciami parlare. Oscuro signore, mi raccomando, guarda, fratelli goblin, cerchiamo di dire la verità. Certo, solo la verità. Solo la verità. Lo promettiamo sulla Costituzione. Oscuro goblin, solo la verità. Solo la verità. Ma che missione abbiamo sbagliato? Ok, grazie. Benvenuti, amici. Ma cos'è sto oscuro signore? È un parroco? Cari goblin, spero abbiate passato una buona giornata. Sì, vedo molto allegri. Sì. Ero triste, ma ora ti ho visto. Grazie. Tu sei il nostro capo. Non so fare questo. Comunque, allora... imbarazzato. Un botto. Cos'è successo? Sì. Che io, in quanto oscuro signore, ho una bellissima fabbrica delle oscure birre. Wow, le sue birre, Ma cos'è successo? Che ieri le qualcuno ieri, forse un troll, si è intrufolato nella mia oscura fabbrica di birre e mi ha rubato la mia birra preferita, la oscura birra suprema. E ora voglio che andiate a ritrovare la mia birra oscura suprema. Aspetta, ci sto arrivando. Che fonti certe mi dicono trovarsi nel antico vulcano del... Non ha capito il gioco. Del troll Efesto. Ma oscuro signore, ma lei forse ha qualche problema con l'alcol? No! Questo è il suo problema! Non mio. E quindi sto troll? Quindi, voi dovrete andare in missione a recuperare la mia oscura birra suprema. Grazie, tornate presto. Siamo i padroni. Qua Marra sarebbe bellissimo il loading. Esatto. Se caricamento. Quindi ora sono passati tanti giorni. Siamo andati in missione, ma abbiamo fallito. Cosa è successo? Siamo tornati. Qualcuno tipo si presenti. Cioè. Oscure signore, ancora. Eccovi! Siamo noi! Sì, i giovani scagnozzi! I miei scagnozzi preferiti, tra l'altro. Sì. Gli unici. Vabbè, anche questo è vero. Ma dov'è la mia birra? Me l'avete portata la mia birra suprema? Oscuro signore, abbiamo avuto un po' di problemi. Non siamo riusciti. Cosa sentono le mie orecchie? O tu, goblin più brutto degli altri? Palesati! E scusati! Io sono Tonlin. Il goblin più brutto da tutti. E sono qua per dirle che abbiamo fallito la missione. Ma c'è c'è una spiegazione. Quale? Nel momento in cui ci stavamo avventurando per le lande per andare al suo birrificio e recuperare le birre, il birrificio era qui. No. Dovevate andare nel vulcano dei troll. E ci siamo persi. Come vi siete persi? Perché vi siete persi? Perché a un certo punto abbiamo incontrato Irndal Ungil, il sacro albero, ok? Il sacro albero degli elfi di Drill. Ok. E cosa ci avete fatto? E niente, abbiamo visto questo maestosissimo albero, bellissimo, queste radici possenti, così. Non vi sarete mica appisolati sotto? No, assolutamente, oscuro signore. Ma il nostro goblin sono Goblinic Sboknik. No, sono Goblinic. Goblinic è l'unico, era l'unico che c'è già il nome. Il nostro Goblinic ci ha detto: seguiamo. Dove cazzo la metti quella
Ma che poi quello è? Non vuoi vendicare, avevi detto il senso orario, ma vabbè. Vabbè, cominciamo già così. Goblinic ha detto: seguiamo la via destra dell'albero degli elfi di Drill. L'ha detto. Ma si impara a scuola che bisogna andare a sinistra quando si arriva all'albero. Allora, porca miseria. Io stavo seguendo. Cosa hai visto? Avrai visto forse delle tette? No, partiamo. Partiamo dal principio. Noi stavamo seguendo quel brutto cretino carte. Cavallo pazzo. Ma voi siete all'albero, Nick? Sì, noi eravamo all'albero, ma il cavallo pazzo è l'elfo dei boschi, rinnegato e accanito fumatore di erba sogno. E qui avete visto... voi avete visto un cavallo pazzo? No. Ah, sì. No, allora, lui si chiama Non mi stai pazzo. Convincendo. Aspetta. Mi stai forse prendendo in giro? Noi prendevamo questo cavallo pazzo perché abbiamo beccato questa pozione misteriosa. Una pozione? Ci hanno ingannato! Gornati le ricattere, ci ha ingannato! Ma che significa che hai lanciato una pozione? Che cazzo significa che hai lanciato una pozione? Siamo tutti strafatti perché ci hanno ingannato. Oscuro signore, gli dia un'occhiata! Mi siete drogati? Ci hanno costretti! Ma cosa vuol dire che hanno costretti? Siamo rimboscati! Siete in quattro! Sono imboscata. Non mi sapete difendere! È stata la vecchia seppia! Una vecchia seppia? Sì! È stata la vecchia seppia, il magnifico signore del clan Tay che ci ha lanciato questa pozione ingannevole. Ci siamo tutti strafatti. Interrompo un attimo Goblin Nick per dirle che purtroppo la vera verità è che noi ci siamo presentati all'appuntamento e lui non si era svegliato. No! Non si era svegliato. Ma come? Che siamo stati lì ad aspettarlo ore e ore. Vero. E alla fine non siamo andati. Sì. Interrompo un attimo perché in realtà Goblin Nick si era svegliato, ma è successa una cosa brutta. Abbiamo incrociato Ruinelar e hanno mostrato i loro seni a Goblin Nick. Esatto, sì, perché le sensuali succubi al servizio del demone maggiore Bal lo hanno incantato facendogli vedere i loro prosperosi seni. E le dico anche di più: lui ha ciucciato il latte dalle lenze. Allora, mi interrompo un attimo. Hai ciucciato il latte? No. Tonno Goblin ha chiamato lui le tettone. No, lui le aveva chiamate il giorno prima per incastrarmi. Io stavo guardando. Avete allora, tutti un debole per le ragazze qui. Lui le ha fatte venire, le ha offerto in cambio l'erba sogno. L'erba sogno. Esatto, qua ci stiamo infatti un po' ingarbugliando. No, lui l'ha chiamato. Non torna. Oscura signore, lei è troppo transigente. Goblin Nick, hai mentito di fronte al supremo signore oscuro e per questo verrai punito. Come si chiamano queste cose? Occhiate. Con un'occhiata. Va bene. Prendi la tua occhiata e venti. È la 2. Scusa, ho sbagliato il carro. Quello più lontano. Prendi un'occhiata di livello 1. E stai attento perché dopo la 1 c'è la 2 e dopo la 2 è la 3. E la 3 perdi. Mi raccomando. Sì. Io posso dire una cosa al mio padrone oscuro, che il Goblin Nick ha giocato le carte così. Secondo me è un po' confuso. A cazzo. Ma guarda Nelson, ne ha parlato, non ha giocato niente. Scusate, che ho perso un po' il discorso, nel senso. Ma che cazzo abbiamo fatto? Un attimo. Non dovrebbe giocarne una? No, lui ne può giocare tre. Le ha solo giocate. Ha letto i nomi delle carte buttandole giù. Eh sì, non dovevamo fare così. Tu hai detto: ho incontrato la pozione. No, ma volevo cazzo dire pozione incontri. Ma poi hai detto: è stato lui. No, è stata lei. No, è stato lui. Ma fatevi i cazzi vostri. Te la sei beccata tu. Devi contestualizzare la pozione. Come facciamo con le carte ora? Allora, la pozione ci ha lanciato la vecchia sabbia. Dobbiamo ricominciare. Era un giro di prova. Questo, no, beh, poteva essere un ottimo giro di prova. Okay. Possiamo comunque continuare. Ma funzionano le camere, fateci sapere. Sì. Queste che abbiamo giocato? Allora, quelle che ha giocato la scarti. Scarta la via. E tanto quando. E ne pesco un'altra. Sì. E anche te, Nick, devi. Allora, devi ripescare tutte le carte. No, dovete avere tre carte azione. Vi volevo spiegare però quelle una cosa, poi vanno scartate. Quelle carte lì che tu pigli ti servono di ispirazione. Tu stavi giocando a Yu-Gi-Oh! Capito? Sì, praticamente sì. Evocavi delle bestie.
come funziona? Ma no, tu la devi usare come ispirazione per dare la tua spiegazione. Butti okay. Il drogato e racconti di come lui ci ha fatto fare determinate cose. Ma non posso legarli fra di loro. Sì. C'era cioè, che faceva? Sì, ma hai solo tu li devi legare tra di loro, okay. Perché tu non è che vuoi inventarti delle cose. Cioè, se togli le tetriene, non riesco a smettere di guardarle, ce l'ho proprio davanti. No, è devastante. Devo dire che anche me stanno un po' distraendo. Ok, comunque posso dire che invece è stato bravissimo, cioè secondo me mano migliore Cesare, sì. Ha proprio capito esattamente lo spirito del gioco, sì, quindi sì. Dovete se seguite quello che fa Cesare. Ma poi io ste mani non le ho capite. Allora, passi, le mani, passi, praticamente. Ma tu non hai ascoltato. Allora, rispiego a casa. Praticamente, la mano che indica è uno scaricabarile. Ascoltami un attimo. È uno scaricabarile, cioè quando tu la giochi, sì. Ok, la palla passa per forza un altro. Quindi non è che il signor oscuro ti deve credere o meno, ma si concentra su quello che tu stai accusando. Ok. A un certo punto è stato bravo Nelson che ha giocato la carta disturbo. Cosa però fa la carta disturbo? No, hai fatto giusto. Allo scopo di rendere la narrazione di un altro giocatore più difficoltosa con un nuovo spunto. Sì, esatto. Cioè praticamente tu ti sei legato allo spunto di Nick e hai detto ma guardi. Però avrei dovuto giocare qualcosa lì. Non l'ho giocato. No, esatto, lì devi giocare una carta. Cesare ha fatto bene, ha interrotto devi dire, e ha giocato. Però lì non ottieni il turno, lo disturbi e basta. Ok. Certo, ma... aggiungi un elemento. Cosa ti turba, Nick? Non che non ci sono i life points in questo gioco. No, cioè, quali sono queste carte? Questa qui, allora, il dito che indica lo scaricabarile, quell'altro è l'azione di disturbo. Stop un altro, cosa vuol dire? No, è il disturbo. Mo parlo io un attimo e ti aggiungo un elemento. Come ah, fatto io? Disturbo. Sì. Ok. Mentre l'altro... Però è anche uno scaricabarile. È quella sì. Sì, mentre l'altra che hai, tipo no. È solo disturbo. Sono anche solo due disturbo. Ok, solo scaricabarile, tipo qua. Ok. Ma quindi scarica disturbo, dopo torna a lui. Sì, sì, torna okay. A lui, aggiungi solo un elemento. Capito. Dicono Cesare è bravissimo, ma anche io mi sono mega stupito. Sì, sì, stato, sì. Facciamo un altro bravo. Giro, dai. Ma dobbiamo rimescolarle queste? Quelle lì le escludi. No, quelle lì le escludi. Esatto. Gli spunti devi tornare ad averne tre, anche tu non devi togliere la carta lì. Ah, sì, sì. E sì, pescare sì. Queste qua. Direi. Sì, peschi okay. Queste qua, torniamo tutti a tre e ricominciamo un giro. Poi, ragazzi, cioè magari anche perché gioca in chat molto ovviamente stiamo facendo degli errori, ma sì. L'importante è che poi dopo ci correggeremo. Metto vocione a Frank, sì, metti vocione a Frank. Qual devo pescare? Quella o quella? No, quella. A noi mettici la voce da Goblin, è molto più bello. Sì, e Frank normale cerchiamo piuttosto. Magari di non parlarci sopra, sì. Così facciamo meno... Ma capiscono poco in chat. Se cerchiamo di essere più ordinati. A questo punto stavo per spararmi. Perfetto. No, cerchiamo di essere più ordinati. Signore, sì. Non si deve sparare. Possiamo continuare con l'antica birra? Tanto. Ah, volete andare ancora? Ma sì. Sì. Ne avevo già un altro. No, facciamo un altro. Partiamo per una nuova missione. Partiamo per una nuova missione. Devi riprendere le carte? Devi averne... Adesso dovresti... Ne giocate... No, tu ne hai giocato un botto, però devi tornare... No, 3-3 devi averne. 3-3. Tre azioni e tre cose. Sono i primi nuovi. No, nuovi devi averli. Allora... Tre spunti e tre carte azione, allora porca di carte, passami tre carte. Queste puoi tenerle. Che cazzo ridi tu? Dammi una, torno. Scusi, ne serve una. Goblin dalla forma gnomica. Ma non questo. No, qua, tre spunti e tre carte azione. Tre spunti e tre carte allora, azione. Bisogna sempre avere tre spunti all'inizio del turno e le carte azione semplicemente pescarne una ogni turno. Ah, vuoi perché vuoi la camera del mio iPad? Che cazzo vuoi dalla camera del mio iPad, tu in regia? Vabbè, ha preso un po' troppo alla lettera lo scuro signore. No, la figura della fonte, no. La capiamo solo. Ah, ok, io. Perfetto. Okay. Vabbè, cos'è successo, cari goblin gentilissimi? Sì. L'altro giorno stavo passeggiando nella nostra tenuta, quella sì. Estiva, sì. E avevo un pugno di fragole appena colte in mano. Sì. Cos'è successo? È arrivato un signore poco gentile e me le ha rubate. Okay. Ora, visto che in questo regno esistono solo 5 fragole, io li voglio le mie fragole! No, scusa signore, siamo pieni di ladri in questo regno. Sì. Ma van puniti. Per fortuna le telecamere l'hanno visto scappare verso il bosco delle prugne con le fragole. Quindi, per favore, ridatemi le mie fragole! Andiamo in missione a recuperare le fragole. Sì, andiamo. Siamo tornati. Amici goblin, avete riportato le mie fragole? No. Hai parlato di nuovo tu per primo. Giustificati per primo. Di nuovo io non funziona niente. Devo partire di nuovo io, oscuro signore. E tu hai parlato per primo. Sì, impara signore. Dagli altri a stare zitti. Sì. Di fronte alle sconfitte. Mi scusi, scusi. Dove sono le mie fragole?
Non ne abbiamo almeno una. Neanche una. Neanche ma siete andati neanche nel una. Bosco? Sì, siamo andati okay. nel bosco. Prego. Siamo andati nel bosco, scuro signore. Però lei mi dà sempre questi schifosissimi goblin. Schifosissimi goblin. E si sa che questi goblin, cioè, incappano sempre negli stessi vizi. No. Perché a un certo punto abbiamo incontrato Ash, il diabolico Demorospo. Un demo rosso che come lei sa anche lui purtroppo è sempre stessa cosa, tante mammelle e sempre il nostro caro Goblin Nick di nuovo si è fissato lì sopra. Goblin Nick, adesso tu dai una spiegazione. È vero, allora, sei fissato sulle tette, sapete cosa vi dico? È vero, ok, è successo questo. Ammetti. Ma noi, oscuro signore, gli abbiamo portato una cosa nuova. Che vuol dire? Al posto delle frasi un lampone. Le abbiamo portato la birra. Ah, il distillatore della migliore birra nanica di Katadin del Sud. Solo per lei. Così può farsi la birra? Sì. Cioè, scusa, aspetta, però non ho capito una cosa. Cioè, vedevate prendere le fragole. Preso la birra. Andate nel bosco, incontrate il rospo con le tette. Sì. Tu lo vedi e a un certo punto hai della birra. Che è successo? No. No, vorrei sapere da dove arriva questa birra. Cioè, questa ho capito il birrificio, però arriva dal maniero cupo. Ma non era che noi abbiamo raggiunto. Ma come ci siete arrivati in questo? Due ardue avventure siamo in cioè, siete finiti in un maniero. No. Allora, noi siamo arrivati al maniero perché volevamo portare a casa la birra. Ma nel bosco non c'è il maniero, il maniero è dove mi hanno rubato le fragole. Scusa, cioè, io che passeggiavo nel maniero. No, non il maniero. Allora, nella maggior interrompo un attimo, scuro signore, però allora dovrebbe un attimo però guardarlo un pochino male perché la missione era le fragole. Io se sono lui parla di maniera birra deve essere mandato a fare in culo. Ma è la causa soprattutto di tutto. Soprattutto scuro signore, la interrompo un attimo. Ma qua tu devi interrompere, voglio vedere le carte. La interrompo un attimo perché a un certo punto Goblin Nick con questa scusa della birra ha incominciato a bere a più non posso con il gigante Tatanka. Lo conosco, è vero, suo migliore amico, cioè, quindi tu non solo trovi la birra ma l'offre anche. L'offre anche con i suoi soldi, oscuro signore. Io interrompo. Allora, devi sapere una cosa, oscuro signore. Sa chi gli ha rubato le fragole? Le fragole. Stai per dire lamponi. Stai per dire lamponi, Nelson. Cosa vuol dire? Nelson è stato preso nelle telecamere a rubare le fragole. Ma veramente no, c'era un altro signore nelle telecamere, Goblin Nick. Non era Nelson. Era Nelson travestito. Ah, travestito da cosa? Travestito da signore anziano. Bravo. Allora io ammetto si giustifichi. No, non le ho rubate io. Ammetto che le abbiamo mangiate noi, ma soltanto perché Goblin Nick si stava facendo inchiappettare dai tentacoli del mille tentacoli e dovevamo fare qualcosa. Allora abbiamo detto: non abbiamo i popcorn, mangiamo le fragole. Scusa, ma scusa, c'era un tuo compare in pericolo, no, e lei mangiava. No, provava piacere. No, non è vero, non è vero. Non è, scusi, interrompo un attimo perché è vero quello che sta dicendo non mi ricordo come si chiama il gol. Io sono Nelson. È che è nuovo. Cosa è successo? È vero che si stava facendo inchiappettare da quell'essere? Addirittura ha chiamato anche il capitano Bulb, che è una sorta di apetta che apre il multiverso. Ha fatto arrivare tutti i Goblin Nick che c'erano negli altri universi e si è fatti inchiappettare. È vero. Tutti i Goblin Nick! Tutti, te lo giuro, signore scuro! Oscuro signore! Ma vorrei interrompere un attimo. Allora, la sodomia! Fuggendo la cosa. Oscuro posso signore, dire tutte le versioni vertono su Goblin Nick. Sì, ma in tutto questo Nelsuron si è mangiato non sa le fragole. Vabbè, che nuovo, ma il nome è vero, si è mangiato le mie fragole. Nasce da Nelson, che ha rubato le fragole. Le ha mangiate. Allora, no, non le ho rubate io. Però le avevi trovate. Le abbiamo recuperate lui. Ma è la vostra missione recuperarle. Noi le abbiamo recuperate, ma infatti mi prendo la colpa di ciò. Ah, perfetto. Allora, no, però aspetta, mi faccio giustificare. Ok, vediamo se mi convinci. Allora, noi le abbiamo mangiate perché Goblin Nick si stava facendo inchiappettare dai tentacoli. Ho capito. E non è una cosa anche... cioè non è una cosa veloce. No, ho capito. Ok, quindi... noi siamo stati di ore. No, ho capito, ma mi fa piacere per Nicolas, buon per lui. Anche c'era con noi anche lo spaventoso fantasma che a un certo punto è andato via lasciandogli la sua testa perché voleva continuare a guardare. E andando via si è portato via le fragole rimanenti. Però erano 5. Certo. Io ho mangiata una. Ah, tu hai mangiato una. Nessun altro ha mangiato una. No, io ho mangiato una testa, dai, parliamoci chiaro. Anzi, non hai mangiato una testa. Allora, se devo essere proprio sincero,
Com'è che ti chiami te? Non te lo dico. È il goblin più brutto. Il goblin più brutto se ne mangiate due. Veramente? Allora, scusa, tu hai mangiato una e Goblin Nick ha mangiato una. No, Goblin Nick era farsi scopare dalla pioggia. Quindi non ha mangiato. Come ti chiami? Io non ho mangiato niente. Non ho mangiato. Quindi no, solo no, voi due no, allora. Io ne ho assaggiata una, ma per noia. Uno, due, due, tre, fragole. Due confermi. No, allora, allora, una, due, ne mancano altre due. Sì, allora, io le ha rubate il vestito. Ma questo signore ci sia stato, se non lui. Oh, ah, dici. Oscuro signore, posso giustificarmi? Prego, si giustifica. Allora, ci sono due fragole che mancano all'appello. Ok. Lo spaventoso fantasma l'ha prese. Lo spaventoso. E poi ha fatto qualcosa con Cesare. Esattamente, perché lo spaventoso fantasma le ha prese. Però è andato via lasciando la testa, quindi è andato via senza testa. È andato via senza testa. Quindi non le ha mangiate lui. Sì, non è vero, magari ha mai passato, sì, mai passato la testa. No, no, ma le aveva lui. Cioè, le aveva, è andato e purtroppo si era accordato con Cesnick, no, come ti chiami? Come cazzo? Cesuro, si sono accordati perché sapevano del grande valore di queste fragole dell'oscuro signore e sono andati nella città libera di Kadath per rivenderle. Ma come rivenderle? Certo, oscuro signore, perché volevano farsi i maneggini loro. Oscuro signore, posso dire una cosa? Prego. È vero. Come? Ho venduto due fragole, ma l'ho fatto per pala di pelo. Guarda che puccioso che è. Io ho venduto due fragole, quindi meglio venderle per... Io quindi ti hanno dato pala di pelo e lo porti in dono. Lo porti in dono. Al posto delle fragole. Sì, ma loro se le sono mangiate, meglio portare pala di pelo che cazzo che niente, no? E mi stavo rompendo i coglioni, stavo già scopando la piovra. È che di base mi avete fatto tutti incazzare. Sono un attimo confuso. Posso darne uno a tutti? Non lo so, può essere. Vabbè, sì. Allora, Goblin Nick è stato bravo perché alla fine si è divertito, sì. Giustamente ne ha approfittato. Però sì. Un'occhiataccia per Nelson perché ha mangiato una fragola. Una per Tonno perché ha mangiato due fragole. Scusi, vabbè, Cesare niente perché mi ha portato ha portato palla di pelo. Palla di pelo. Ho sempre sognato avere un piccolo pet. È importante conoscere il proprio oscuro signore. I propri vizi. Allora, torniamo normali, abbiamo svarionato un paio di regole. Mamma mia, sei di brutto, allora, botto bello. Di regole. Facciamo un attimo di recap delle regole che abbiamo sbagliato. Quale? Abbiamo sbagliato che se tiriamo giù un interrompo, sì, deve andare giù anche un coso e la palla torna a quello che abbiamo interrotto. Sì. Ok. E poi che... sì, noi abbiamo iniziato un circolo di ci interrompiamo, ma in realtà la palla doveva sempre tornare sempre indietro. Sempre tornare indietro, esatto. E deve essere, se accusi qualcuno, devi usare uno scaricabarile. Quindi se io dico, è stato Nick che si è addormentato, devo sempre buttare giù scaricabarile. Lo spunto. Lo spunto? Esatto. Sì, magari ho, che ne so, dico, Nick è andato via con lo spaventoso fantasma, devo tirare giù anche lo scaricabarile. Esatto. Okay. Ok, quindi serve sempre una doppia cosa. Cioè, per dialogare serve sempre una di quelle carte. Ok. Capito? Ok. Cioè, nel senso, se tu vuoi dare la colpa a qualcuno o intervenire, ma solo intervenire e poi torna la palla lì, devi usare sempre una carta. Altrimenti, okay, quando uno ha finito la scusa, immagino passi sì, a quello sì, completamente sì, sì, a caso. Ma perché di base, okay, alla fine la cosa è, cioè, tu devi solo pensare a giustificarti se non hai cartazione per accusare. Nel momento in cui vuoi accusare, perché c'hai una cartazione, la giochi. Però il resto è solo dettato dal fatto, mi devo giustificare, spero che il signor oscuro mi creda. Due carte, per ok, favore. Capito? Sì. Beh, pian piano comunque ci stiamo entrando, sì, cioè, non è che... Quindi io cosa devo avere adesso? No, io l'ho già avuto. E io direi, io devo avere due teschi. È carino, secondo me, se entri un po' nella dinamica. Io, in quanto signor oscuro, negli ultimi periodi ho, diciamo, apprezzato molto il mio nuovo animale domestico. E quindi palla vorrei... di pelo. Esatto, palla di pelo. E ne ho presi altri. Ma me ne manca uno che è introvabile. È tanto che lo desidero e ho scoperto che nella montagna lassù del posto laggiù si trova un incredibile petauro dello zucchero. Io so che è dentro la torre più alta del castello più in alto della montagna lassù, sì, che sta laggiù. Ok. Okay. Portatemelo! Sì! Andiamo! Ma tornati! Sì! Oh, non giocare a Yu-Gi-Oh! No, no, no. Tra l'altro, scusate, piccola, ci scrivono
che essendo in realtà una cosa a turni in senso orario, ogni volta che finisce il nostro turno dobbiamo pescare una carta. Sì, sì, è che saltavamo in turni. Noi saltiamo i turni. Bisognerebbe sempre tornare indietro. Noi l'abbiamo trasformato. Questo è il nostro gioco. Questo è il nostro, esatto. Il turno, cioè il gioco tocca a Nick, per dire. Ma lui fa le sue cose, se tu lo interrompi, poi torna lui, cioè ancora il suo turno. Io scuso, signore. Ehi, i miei goblin. Avete recuperato il mio petauro dello zucchero? Sì, l'abbiamo recuperato. Sì. No. Oh, dov'è? Cazzo, chi è che ha detto sì? Goblinic! L'abbiamo recuperato. Vedere, dov'è? C'è un problema, però. Cosa vuol dire? È successa una cosa brutta al petauro. Il petauro non c'è più. Hai ucciso il mio petauro? No, allora che stavamo tornando. Abbiamo sorpassato il ponte pericolosissimo. Quale ponte pericolosissimo? Il ponte di Simaran. Ok. Sì, subito fuori da dove hanno preso il petauro. Sulla statale, sulla statale. E cos'è successo su quel ponte? È sotto la via Emilia, tipo. Cos'è successo su quel ponte? No, il ponte niente, non c'entra niente il ponte, ma dopo. Ah, dopo il ponte. Siamo andati avanti, camminiamo, okay. camminiamo. Vediamo un bucefalo. Ma cosa c'è su quella carta? Ma lì? No, ma tu che cazzo hai? Vediamo questo animale stranissimo. Diciamo, wow, bello, assurdo. Potevate prendermelo? No! No. Ci hai tirato una mazzata in testa. Veramente? E siamo stuti stunnati. Non vedevamo più niente, capivamo più niente. Ci hanno preso e caricato su un camion. Li hanno caricato su un camion? In questa stanza buia. Abbiamo sequestrato. Sì. Ma c'è tutta sta roba in quelle carte. Insieme al petauro, insieme al petauro. E noi eravamo legati. Con tutti gli appesi legati dietro. E il petauro era in mezzo alla stanza. Ma quanto è grande il petauro? Era così, dai. Mente, mente, signor oscuro, no, mente. A me sembra una scusa. Era su un tavolo operatorio. Ma lui si sta volevano rubare gli organi. Ma quante carte stai giocando? Una. Ah, scusa, cosa c'è su quella carta? Il tavolo operatorio. È andata così, siamo ancora un po' presa un po' l'arma. Siamo ancora un po' sulla carta, signor oscuro del Vale 12. Ma è stata una storia complicata. Non mi hai convinto. Basta sentire queste fandonie. Ecco, è un'occhiataccia. Ma è possibile? No, a che livello è lui? A che livello è? Cioè, no, tieni, occhiataccia livello 2. Ce l'ho 2. No, ti do la 2. Dammi anche l'altro. Ho messo 2-2. Lui è già 2. Lui è già 2. Allora va a 3. No, 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 adesso è 2. Adesso è 2. Adesso sia 2. Siamo calmi. Bene, non mi hai convinto. Non sono d'accordo. Chi è che vuole raccontarmi la storia del petauro e spiegarmi perché non è qui? Fatevi allora, prego. Allora, noi ce l'avevamo anche fatta. Ok. L'avevamo preso. Okay. Avevamo sto cazzo di petauro. Che non era grande come una bistecca, è piccolino. Perfetto. Sembra più stavamo tornando indietro. Siamo effettivamente passati sul ponte di Kaulus, di cui parlava Goblinic. Ah, quindi aveva ragione. Ma subito appena l'abbiamo passato, ci ha iniziato a inseguire la pallottola intelligente, l'arma segugio di Arkham Oz. Ok. E io ci ho lanciato, cioè c'è finito il petauro. No! L'ha presa la pallottola. Sì. L'ha presa la pallottola. E perché purtroppo invece di immolarsi Frenchy l'ha usato come scuso, ma scusa tu è la tua missione, era veloce sta pallottola e lui l'ha messa, tu devi la mia vita, la tua vita, a me non eri nulla, no, sei onorato di servirmi, devi sacrificarti per il mio petauro. Io mi volevo sacrificare, ma purtroppo nel momento in cui mi sono lanciato, mi sono immolato per salvare la vita del petauro. Ah, ok. Bravo. C'era un gigantesco vento. No. Sì, il Kowalski, il gelido vento del nord. E quindi io mi sono lanciato, ma essendo di corporatura leggera, sono secco. Guardi le mie gambine piccoline. Sono stato sbalzato un pochettino. Senta, più scusa se interrompo, però, perché a me va bene criticarsi, autocritica e tutto quanto, però c'è un problema. Noi non saremmo capitati in quella situazione se questo qui non avesse, ecco, usato e comprato questa mappa della una mappa. Ha capito? Puoi tirare sulla prima carta? Che hai buttato? Quella puoi toglierla. Questa era quella togliere. La tengo io. Gli dai la scusa in più e torna lui che si deve giustificare. Non ho capito la scusa, però. Ti sei fottuto. Noi non saremmo finiti in quella situazione. Non avremmo neanche varcato il ponte se non avessimo acquistato quella mappa. Sapete da chi da Piero? Un'altra delle superbe mappe di Gonati Rigadiere, che però si chiama anche Piero. Scusami, vorrei. Aspetta, è ancora il turno di Tony.
buongiorno. Perché tu, goblin più brutto degli altri, hai acquistato una mappa? Perché avete preso sta mappa? Non aveva senso. Io non l'ho acquistata, io l'ho trovata nella tomba del faraone Kotekemon XVII. Era una mappa di inestimabile valore. Ho pensato. Quindi me l'hai portata? No, io l'avrei voluta portare. Scusate, non conosco neanche più la grammatica, mio scuro signore. È il più brutto di tutti, anche il più ignorante di tutti. Ma a un certo punto l'abbiamo completamente persa nella tempesta del deserto del Nefando. Sì, la tempesta, e mi è volata via la mappa. Non ho potuto far più niente. Quindi, però, ormai vi eravate persi e avete beccato il vento. Esattamente. Mi ha spostato. Sì, che mi ha spostato. Non è vero che l'abbiamo persa nella tempesta. Non è ancora la fine del tuo turno. Scusami. È stato pagato per dare via il nostro poetone. Da chi? Dal dragone d'oro. Questo bagaglio. Non ho capito chi è che è stato pagato. Mi dai soldi. Ma come mi hai chiamato? Stanno corrompendo. Bagaglio. Bagaglio. No, lui è un bagaglio. Ti sei fatto corrompere. Ti sei fatto corrompere. Stai lavorando per il nemico. No, scusa. Giustificati subito. Scusa, signore. Io non ho più niente per giustificarmi. E allora hai fallito, riceverei l'ennesima occhiataccia. No, no, chiedo pietà. E sei già a due occhiatacce. No! Alla terza verrai estinto. Era proprio lui il colpevole. Come un fuoco. Ma posso dire una roba? Sì. Ma questo qua mi ha fatto un'accusa sulla mappa che non c'entrava un cazzo. Però aveva senso. Ma noi stavamo parlando, io che mi immolo, e poi tu tiri fuori la mappa. Perché noi non ci saremmo mai finiti su quel punto. Signore, lui si approfitta della sua veneranda età. Mi stai dando il ricoglionito. No, scusa, signore, arrivo una terza occhiataccia qua. No, sto zitto. Siamo attenti. Ok. Chi rimane qui? Di nuovo? Tu. Ha già detto che è stata colpa sua. Beh, gli hai dato la colpa. Cosa devo fare? Quindi? E niente, si ripescano e poi dopo, insomma, si continua. Ma quanti punti si fanno? Buona, ormai. Basta. Finalmente finisce così. Dobbiamo imparare a giocare bene. Cioè, nel senso, secondo me dovete andare avanti. Semplicemente non ti ha convinto la sua scusa. Non è lui il colpevole. Secondo me sì. Cioè, tu devi sempre inventarti una scusa, sempre. Ok. Non puoi dire ok, ammetto. Sì. Perché così lui ti dice no, non ci credo. E noi possiamo andare avanti e trovare altre scuse. Però io non potevo continuare perché non avevo più spunti. Secondo me ci sta non avevi così. Più spunti. Ma lì, lì ti arriva un'occhiataccia. Lì gli è arrivata l'occhiataccia perché non mi ha però convinto. Però non finisce la cosa. No, quindi si va avanti e un altro si deve giustificare. Ah, possiamo andare avanti. Secondo me è così. Però mi sono però adesso sono di nuovo in gioco anch'io, Perché ti arriva l'occhiataccia e recuperi tutto. E recupero tutto. Fine del tuo turno, sì, ti recuperi tutto. Sì. Qui tocca a me. E nel racconto siamo che lui si è immolato, però eravamo finiti lì per la mappa che lui aveva. Ma lui l'hanno corrotto. E alla drago. Fine in realtà l'aveva venduto a qualcuno. Il petauro. Non è vero che si è immolato, ma l'ha usato come scudo, ma ha venduto il petauro al drago. Capito? Sì. Non era stato ucciso una pallottola. E in realtà l'ha venduto al. Ah, ok. Qualcuno ha preso appunti a casa? No, la trama è questa, dai. Quindi tocca a Cesare. Quindi torniamo, Cesare, Goblin. Sapevi che era stato venduto al drago il petauro? No, non lo sapevo in realtà. Com'è che perché non lo sapevi in quel momento? Non lo sapevo in realtà perché cosa è successo? Che sono subentrati. È subentrato in realtà un altro goblin, quello che ha cacciato la settimana scorsa, lei, signor Oscuro, non so se si ricorda. Che ha lanciato queste bombe stupefacenti, ok? Questa mistica occlusione tenebrante. Non abbiamo capito più un cazzo, ecco cosa è successo. Vi fate stordire un po' spesso, voi, posso dirlo. Siamo piccoli indifesi, sì, Oscuro. Quindi vi hanno stordito, però poi sarà successo qualcos'altro. È successo qualcos'altro. Vi sarete ripresi a un certo punto. Non proprio. Interrompo un attimo. Sì. Siamo stati storditi e ci siamo risvegliati tutti legati, cadavere del coso, il petauro. Del petauro compreso. Ma come? Ma il petauro l'avevano venduto al drago. L'ha venduto, ma in realtà l'ha venduto non al drago, ma al tecnomante, alla rivista. È vero, è vero. Stai zitto tu, perché ci siamo risvegliati tutti legati, tranne Cesare che era in combutta. Non è vero. Era in combutta. Sì, non è vero. L'ha venduto. Quindi anche tu sei stato corrotto. Scusa, signore. Mi lasci dire una cosa, per favore. Noi ci siamo svegliati dentro il monastero delle acque innocenti, ok? È un luogo oscuro questo, lo conosce bene, vero? È della madre dea Gea, presente chi è? Anche lei è conosciuta da piccolo. È quella stronza che veramente non ti fa mai capire un cazzo. Okay. Ci siamo svegliati lì e va bene, ok, non ero legato, questo è vero. Ho venduto il petauro, il corpo del petauro. No, non l'ho venduto. Ah, okay. Vuoi sapere chi l'ha fatto?
Tonic. Tonic. Quello brutto l'ha fatto lui. Da legato. Perché cazzo lui parla continuamente anche se è legato. No, ma sta parlando di lui, non di me. No, ha detto Goblin Nick. Io ho capito come. Quindi, allora, Nick, tu l'avevi venduto due volte. Mi faccia il ripasso. Signor Oscuro, purtroppo non ascolto. Non ho preso Game of Thrones. Colpevolmente. Esatto. Forse sì, però, detto, tu l'hai venduto al drago. Che però in realtà l'aveva venduto al signore lì. Però lui non era legato. Che però lui non era legato, ma in realtà lui l'aveva venduto. E io che cazzo. Lui ci ha fatto. Allora, ti faccio un riassunto. Allora, è stato venduto al drago per conto del Tecnomanta Rivista. Ma anche perché il drago non è che può. E noi siamo stati tutti storditi da quello che ci ha storditi. Per conto sempre di Osham, il Tecnomanta Rivista. E ci siamo risvegliati nel suo laboratorio, che è effettivamente il posto citato prima da Cesarus. Il monastero delle acque energia. Esatto. Ci siamo risvegliati di Cesare, però non era legato perché era in combutta con la situa. Ma lui si è appena giustificato dicendo che in realtà era Tonno in combutta con la situa. Però no, era. Non... Io ero slegato, è vero, però era lui in combutta. Non ero io. Ma è vero. Senso, è vero, Tonic, tu goblin più brutto degli altri. Io sono sempre il più brutto degli altri. E anche più ignorante. Comunque io credo che fosse impossibile perché, oltre insomma a essere, come posso dire, legato, ero completamente stordito da un fulmine di rigor mortis. Oscuro signore, lei mi aveva, si vede che c'è qualche cosa che non va con i suoi poteri, ma aveva anche stordito in quel momento lì, quindi non potevo assolutamente tramare nulla. Io ero tramortito a terra che tremavo. Oscuro perché signore, perché mai dovrei stordirti? Non ne ho, forse perché sono il più brutto tra tutti i goblin. Quello è vero. Esatto, Oscuro signore, sperando di migliorarti e renderti più bello. Lo spero, lo spero. L'ha fatto, no, l'ha fatto, no, lei. Allora, no, certo. Allora, però, aspetti, Oscuro magari signore era nel sonno, forse l'ho fatto nel sonno, potrebbe essere. No, non lo so, io Oscuro signore assolutamente non lo so. Sonnambulo. Però quello che posso dire è che è vero, io ero legato, tramortito, ma a un certo punto, nel momento, un attimo di coscienza, ho visto di fianco a come cazzo si chiama? Non mi ricordo. Cesuro. Un altro traditore. Oh no. Il famosissimo traditore Silk, l'infido schiavo, il peggiore tra tutti, stava tramando insieme a Cesuron, stavano bisbigliando e io non capivo niente, ero completamente attorniato da traditori, come potevo fare? Tramortito da un fulmine per la mia bruttezza, completamente incosciente, oscuro signore! Sono confuso. Io faccio, non ho più carte. Dovevi pescarle prima. Dovevi pescare. Insomma, il mio petauro è morto. Voi fate cagare. Vi odio tutti. Non ti attacce per tutto. Cosa devo uscirne? In realtà il traditore è il mio migliore amico. Ma si chiama così, come tu ti chiami Tony, che lui si chiama traditore. No, lui si chiama Silk, l'infido schiavo. No, è vero, si chiama il traditore. Poi sua madre gli ha affibbiato un altro nome perché non era socialmente accettato così, ok? Tutto qui. Quindi, signore, oscuro signore, io mi sono incartato perché non conosco le carte con mano. Vorrei intromettermi. Prego, vada pure, si intrometta. Abbiamo una sorpresa per lei, signore oscuro. Una birra. Le abbiamo portato il petalone da tutto lo scherzo. Cosa sta succedendo? È lì dentro. È qui. Bellissimo. Abbiamoci. Cultura. Cultura. Anche questo, anche per questa sessione. Vera. Però io, raga, ci voglio rigiocare di brutto. È strafigo. Mi piace un botto. Mi piace veramente. Va un capito botto. Meglio. Sarebbe figo spiegarlo a Nick in privato. Sì, effettivamente. Ma non ci può essere un lieto fine in tutto, no, questo. No, scusate. Allora, devi usare le carte per raccontare delle storie. L'ho usata la carta. Ma tipo, non so, vedi questo. A un certo punto dici. Guarda, in realtà io ho dovuto fare questa cosa perché l'enorme guardia ha in ostaggio mia figlia e dovevo fare qualcosa perché sennò me la ammazzavo. Quello signore ho fatto. E infatti vi ho fregati tutti. Io ho dato un occhiataccio a te.
e basta. Quello è vero. A me piacerebbe, ammetto, fare anche una volta l'oscuro signore. Sono mega curioso. Cioè, sì, sicuramente saresti un però è mega stancante. Io mi sento. Beh, faticosissimo. Perché devi usare la creatività. È davvero faticoso. E non giocare le carte come se fossero i Pokémon. Sono delle storie stranissime, tutte intricate. Io mi aspettavo che a un certo punto Nick facesse gioco occhi bianchi, drago, occhi bianchi, occhi blu. Drago bianco, occhi blu. Non riesco neanche a parlare, fanculo. Però molto bello. Esiste anche un altro mazzo, Frank. Cosa vuol dire? Con altre ispirazioni. Ah, okay. Wow. Hanno tutti dei nomi assurdi, avessero dei nomi più semplici. Ma facciamo un sondaggione. Volete che riportiamo ancora una volta sì oscuro signore alla nostra miniera, cioè non capendoci un cazzo di cane? Promesso. Sì o no? Benvenuti nel sondaggione, un format in cui dovete scegliere o sì o no, oppure sì, altre possibili opzioni. In questo caso avete una semplice domanda: volete voi essere e vedere di nuovo su visto questo canale? Messo mai confuso. Ah, cazzo, no, scusami. È finita. Scusami, un botto. Mera, io sono contento perché pensavo di non giocarci mai, e invece sono riuscito a realizzare il sogno di giocarci almeno una volta. A caso, ma sì. A caso, ma non mi sono divertito così, infatti, mai così tanto. Bello, bello. Bello, divertente. Sì, divertente. Ricordiamo che questo era soltanto un giochino. A 2500 sub però porteremo un vero gioco da tavola. Giochiamo tutta vero la gioco sera. Di tutta la notte. Sera. Ringraziamo naturalmente tutti i sub, chiunque ci abbia supportato fino adesso e chi ci ha supportato per tutto l'anno, perché c'è stata tantissima gente, sì, e la ringraziamo assolutamente. E anche chi ha regalato mole. La mole gigante di sub. La mole. Esattamente, li vogliamo citare anche? Ma sì, citiamoli assolutamente. Allora, Andre sicuramente, che è stato il primo di 2D. Andre. Io, raga, sono cotto, ho la testa cotta. Sì, anch'io. Poi ringraziamo Crickcock e Marisa Guaselli, che sono i top donator di Sam. Grazie a tutti. Vado a rilento. Grazie anche rilento a chi si è iscritto a questo canale. Si dice canale? Cosa vuol dire? Si dice canale? Sei un canale. Ma sei un canale. Sei imbottissimo, pezzo. Mi ricordo che se volete vedere questa live e tutte le altre precedenti subito potete farlo solo se siete abbonati. Mi raccomando, sì, nella sezione video qua su Twitch, oppure ci trovate su YouTube cercando Yak et Yak di Space Valley. C'è tutto l'archivio delle nostre live passate. Siamo tipo 2-3 settimane indietro, ma con calma uscirà tutto a distanza. Quindi se volete un giorno arrivano lì, se no ci sono anche i podcast. Ricordo che è uscito il primo episodio di una serie di podcast esclusivi sul Natale. Sì, vero, bellissimo. Oggi, infatti, non vi lasciamo soli, ascoltatevi quelli. Sì. Comunque, c'è Marmellata che ha proposto una roba fighissima. Sì. Nel senso, vi vedrei tutti bene come Oscuro Signore, tranne Nick. Secondo me, se metti Nick come Oscuro Signore, se lo tocchi, si bugga completamente il gioco. Nick, secondo me, è stra gentile come Oscuro Signore. Sì, ma lo vedremo. Permissivo. Sì, può essere. No, ma invece, secondo me, si sfoga di brutto. Cioè, secondo me, si mette un goccio merda. Bellissimo. Ma io andrei a vedere comunque i risultati del sondaggio molto veloce che abbiamo fatto. Stravinto il sì con 94%. Sì, comunque un po' distorto perché quelli che sono rimasti, certo, qua sì, fino adesso sempre fatto quello che è piaciuto, sì, no, se non fatti tutti quelli male che hanno abbandonato. Ma infatti dopo andremo a guardare nel grafico se quando abbiamo iniziato a giocare c'è stato un drastico. Considera che adesso siamo in 24 negativo, quindi speriamo. Perfetto ragazzi, noi vi auguriamo delle buone feste, vi auguriamo di passare un buon Capodanno, ci vediamo, non ci vediamo per in realtà pochissimo. E basta, andate in pace. E ma quindi cosa abbiamo deciso di fare quei video lì? Posticipiamo. Lo capiamo. Capiamo. Lo decideremo. Cioè, no, quando ripartono. Ha sbadigliato, rimettete subito le tette per piacere. Esatto, rimettete le tette. Quando farli ripartire a gennaio. Bene. Farli ripartire a gennaio. Sì, li facciamo ripartire a gennaio. Ma più avanti. La settimana dopo. La settimana dopo. Quindi ripartono dopo la Befana. Esatto. Sì. Che cosa? Video. Va bene. Perché sennò aveva un poco margine. Va bene. Quindi ci trovate da dopo a Befana. Ah, lo va bene, lo stesso. Sì, è meglio, vacca, così siamo, scusa, più tranquilli. Hanno tipo aperto l'11. Una moltitudine di tette. Ma io cioè non capisco, se Pisk sbaglia un pulsante noi siamo fottuti. Sì, ok, sì. Pisk esci da quella pagina. No, è più Misa Pingu che lo può mandare. Perfetto, online. Pingu non fare cosa. No, ma era Pingu stato. No, non toccare quella tastiera. Ok, va bene. E ragazzi, niente, basta. Ci vediamo a gennaio. Buon Natale, buon anno. Però vi ricordo, escono i podcast lunedì e giovedì. Sono un botto belli. Mi raccomando. Abbiamo so, perso un botto di tempo per fare. Sì, è vero. Chi raidiamo noi? Curolili, cazzo. Raidiamo sì. Curolili. Tutti accettate il raid, invadiamo la live di Curolili. E ditegli che vogliamo prima o poi giocare di ruolo. Italiano è importante. Ditele che prima o poi vogliamo giocare di ruolo. Sì, ci sta di brutto. Sarebbe fighissimo e magari. Perché lei gioca di ruolo? Sì, gioca di ruolo. Però non fa il master. No, non fa il master, però magari ci potrebbe aiutare anche solo a fare dei semplici goblin. Esatto. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.